Oggi più che mai è chiaro un perché. Perché non devi fondare la tua comunicazione sul brand di terze parti. Oggi più che mai è chiaro. Perché? Perché i grandi player del nostro settore sono scesi in campo per andare ad accaparrarsi direttamente i nostri clienti. Tutti, chi produce lezioni, chi produce attrezzature, va all'utente finale. Oggi sono rivelati, sono dei competitor diretti, non dei partner commerciali, ma dei competitor, persone che vanno lì a prendere dal mercato direttamente le persone, quindi potenziali clienti, per vendere direttamente loro dei prodotti e dei servizi. Non hanno mica utilizzato te per poter fare questo, o meglio, hanno sfruttato negli anni, dandoti questa vaga sensazione che mettere quel brand all'interno del tuo club avrebbe fatto la differenza, o all'interno del tuo studio, cosa che oggi comprendi come tutto questo non solo non sia stato vero, ma come abbiamo solo ed esclusivamente agevolato la crescita di queste aziende che oggi non ci riconoscono nulla e addirittura non trovano neanche il tempo per un messaggino, per un'email, per un comunicato stampa o per un'intervista, per dire ai propri clienti, quelli che sino a ieri o ancora oggi pagano il RID, RIBA o assegni, rispetto al fatto che, ragazzi, ma come state visto che siete chiusi? Il tempo non c'è, ma si trova tantissimo tempo per andare all'utente finale, per vendere programmi, per vendere attrezzature, per vendere biciclette, per vendere tapirulan, per vendere pesi, per vendere sacche, per vendere tutto quello che serve e che può essere d'aiuto a una persona per allenarsi direttamente a casa. E questo non è un video che vuole invitarti al complottismo, è un video che vuole invitarti a comprendere come e in che modo utilizzare tutto quello che ci serve quando si parla di attrezzature e programmi. Sono a servizio del nostro progetto imprenditoriale e devono essere a servizio del progetto imprenditoriale. Più di una volta abbiamo detto che non fa alcuna differenza avere un brand piuttosto che un altro, o meglio, potrebbe farlo, ma non è quello che dobbiamo comunicare all'esterno. All'esterno le persone devono sceglierci per chi siamo, per che cosa possiamo fargli raggiungere, per che problema possiamo risolvergli. Siamo noi il punto di riferimento non per quello che abbiamo, ma per quello che siamo in grado di fare, che è molto diverso. Quindi non ci si fonda su pezzi di ferro o ghisa o su lezioni, ma ci si fonda su quello che siamo in grado realmente di fare per i nostri utenti, per i problemi che riusciamo a risolverli, per come possiamo aiutarli a stare e a vivere meglio. E oggi più che mai questo lavoro spetta a te, per fare in modo di far vivere sempre meglio le persone che ti stanno accanto. E come vedi, non puoi contare su quei partner che sino a ieri hai strapagato, perché oggi sono impegnati anche loro a prendersi direttamente i clienti. So che fa incazzare come cosa, ma è una verità, non la possiamo nascondere. E chi non la vede è semplicemente chi non vuole vederla, perché è sotto gli occhi di tutti. Ma andate sulle pagine, sui profili di queste aziende, delle grandi aziende del fitness. Parlano direttamente agli utenti finali, programmi da fare direttamente con loro, attrezzature da acquistare in maniera diretta con loro, e mai un messaggio o qualcosa che riporti ai club dove si sono allenati. Non c'è tutto questo, c'è solo esclusivamente vendita, vendita, vendita. E ripeto, non è una cosa brutta e cattiva, semplicemente è una cosa diversa. Si mostrano per quello che sono, non sono dei partner, ma solo dei concorrenti. E noi questo dobbiamo comprenderlo, non solo per oggi, ma per domani. Perché queste azioni fanno comprendere come non si stia lavorando per il domani. Non si sta lavorando per fare in modo che i propri clienti possano essere vivi anche domani e che possano veramente essere preziosi per il futuro. E quindi tutto quello che io continuo a dirti è quello di proteggere il tuo tesoro più importante, che sono i tuoi clienti, non regalandoli ad altri. Ripeto, non sei un terzista. Lavora per tenerti caro i tuoi clienti e cerca costantemente di acquisirne di nuovi. Lavora sulla tua autorità, la tua, non quella degli altri. Lavora sul tuo brand, sul tuo marchio, sulla tua reputazione. Il tuo club deve sopravvivere a tutto questo e deve prosperare domani. E non può rimanere lì inchiodato a continuare a dire le mie attrezzature sono X, le mie lezioni sono Y. Tutto quello che tu puoi fare verso i tuoi clienti
è importante oggi e non dipende di certo dai marchi che hai scelto di avere nel tuo club nel passato, perché come vedi oggi non ti sono assolutamente d'aiuto.